Le piccole imprese all'assalto dei mercati internazionali e Confartigianato le accompagna. Le eccellenze agroalimentari italiane conquistano la BIT di Milano. Dalle imprese delle costruzioni, un manifesto per rimettere il settore al centro dell'agenda politica. Gli odontotecnici di Confartigianato aderiscono alla giornata europea di categoria. Il 1° giugno si celebra il settore. L'ANAP Confartigianato Persone porta le istanze degli anziani all'ONU di New York. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. I piccoli imprenditori continuano a guadagnare quote di export nel mondo. Intanto Confartigianato potenzia le attività per favorire l'internazionalizzazione degli artigiani e delle piccole imprese. Ce ne parla Lorenza Manessi. Le piccole imprese stanno collezionando record su record nei mercati mondiali. Il 2017 è stato un anno da ricordare per le loro esportazioni. Hanno venduto prodotti per un valore di 122 miliardi, con un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. E Confartigianato è al fianco degli imprenditori per aiutarli a cavalcare l'onda del successo della qualità Made in Italy nel mondo. Lo fa con una intensa attività che vede protagonista Confexport, società di sistema della Confederazione specializzata nel promuovere l'internazionalizzazione delle imprese. Tante le iniziative messe in campo lo scorso anno, anche in collaborazione con ICE Agenzia, e che hanno coinvolto 682 imprese. Dalla partecipazione alle maggiori fiere internazionali, agli incoming di buyers stranieri in Italia, fino alle attività di formazione, tutoraggio e finanziamento delle imprese. Ora, Confartigianato e Confexport affrontano il 2018 con un nuovo calendario fitto di iniziative. Da Tokyo a Dubai, da New York a Parigi, da Milano fino a Miami, la Confederazione accompagnerà gli imprenditori in un giro del mondo lungo un anno, nelle destinazioni più prestigiose per il commercio mondiale. Nel programma 2018, infatti, sono molti gli eventi fieristici internazionali che coinvolgeranno tutti i principali settori, dalla moda alla meccanica, dall'arredo fino all'alimentare. Solo per citarne alcuni, Tokyo e New York ospiteranno Interior Lifestyle con il meglio dei complementi d'arredo. Ed è ancora l'arredamento il settore protagonista di Italian Luxury Interiors, a Dubai e a Miami. Per la moda, tappa a Milano con le 4 edizioni di White, con il MICAM e con Si Sposa Italia. E ancora il palcoscenico della BIT, Borsa Internazionale del Turismo, ha appena ospitato a Milano le nostre aziende del settore alimentare, in attesa di Tutto Food previsto agli inizi di maggio. Mentre a marzo sarà la volta della meccanica al MEXPE di Parma. Nell'ambito dei rapporti con il sistema fieristico nazionale, consolidata la partnership con il Salone White di Milano, ora Confexport punta anche a stringere collaborazioni con Fiera Milano e con le fiere di Rimini e di Vicenza. Insomma, grazie a Confartigianato, per gli artigiani e per le piccole imprese c'è soltanto l'imbarazzo della scelta per decidere dove mettersi in mostra e promuovere l'eccellenza della manifattura italiana. Dall'11 al 13 febbraio, Fiera Milano City ha ospitato la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Confartigianato e Tutto Food sono state protagoniste dell'evento, grazie alle eccellenze agroalimentari di 22 imprese artigiane italiane, provenienti soprattutto da Piemonte, Umbria e Lombardia, e in particolare dalle province di Cuneo, Lodi, Cremona, Perugia. I pizzoccheri, la raspadura e i cuneesi hanno conquistato il palato dei visitatori della BIT, il più importante evento italiano dedicato al turismo. Il 13 febbraio, ANAEPA, Confartigianato Edilizia e le altre sigle del settore costruzioni hanno presentato un documento di proposte ai candidati alle elezioni del 4 marzo. Scopriamolo insieme nel servizio di Lorenza Manessi. Un manifesto in 10 punti per chiedere alle forze politiche di porre il settore delle costruzioni al centro degli interventi economici. Lo hanno presentato alla stampa lo scorso 13 febbraio 10 sigle che rappresentano la filiera dell'edilizia, a cominciare da ANAEPA Confartigianato. L'appello è stato lanciato ai candidati alle elezioni del 4 marzo con un messaggio molto chiaro. Basta con le promesse, bisogna passare ai fatti, perché il settore delle costruzioni rappresenta il motore dell'economia italiana, ma è ancora in forte affanno. Come dire che se non ripartono le imprese dell'edilizia, non riparte il paese. Arnaldo Redaelli, presidente di ANAEPA Confartigianato Edilizia, ha sottolineato le difficoltà in cui versa il settore. Indubbiamente ci sono delle forti criticità. Noi chiediamo appunto ai partiti politici di poter
rimettere di nuovo il sistema delle costruzioni al centro della politica e al centro soprattutto dello sviluppo. L'elenco delle cose da fare è lungo, con proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per realizzare le opere pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, fino agli strumenti per una rigenerazione della casa, delle città e del territorio. Al centro delle richieste, il presidente Ridaelli ha posto il capitolo più importante, il nuovo codice degli appalti pubblici, che tanti problemi sta creando ai piccoli imprenditori. Soprattutto per quanto riguarda il codice degli appalti, che poteva essere lo strumento che permetteva alle micro e piccole imprese di inserirsi in un contesto dove sono sempre state o emarginate o di secondaria importanza. Noi chiedevamo, che oltretutto faceva parte della direttiva, il chilometro zero e purtroppo questo non è stato incluso. Chiediamo fortemente che l'importo degli appalti venga frazionato per dare la possibilità alle nostre imprese di accedere. L'esperienza anche di queste ultime settimane dimostra come gli appalti vengono dati, appalti di importi che vanno dai 20 milioni in su. Nel manifesto firmato da ANAEPA, Confartigianato Edilizia, non mancano le richieste per rendere subito operativo il piano statale di 140 miliardi di investimenti per i prossimi 15 anni, la revisione del ruolo del CIPE e agevolazioni per riconvertire il patrimonio edilizio esistente. Ma si parla anche di un'edilizia 4.0, con la richiesta di adottare un piano specifico per le costruzioni, con l'obiettivo di creare una piattaforma digitale pubblica del settore. Strategica poi è la leva fiscale per favorire l'investimento immobiliare con un tetto massimo di prelievo. Le imprese chiedono anche di eliminare l'IMU sulle aree edificabili e la TASI su tutto il magazzino delle imprese edili, di riformare il catasto senza aumento del prelievo e di premiare gli edifici ad alta efficienza energetica e sicurezza. Confartigianato Odontotecnici abbraccia la giornata europea indetta dalla FEPD, la Federazione Comunitaria di Categoria. Il 1 giugno, infatti, gli studi e i laboratori di tutta Italia daranno vita a iniziative, eventi e incontri di promozione del mestiere e di sensibilizzazione nei confronti della classe politica. Chiudiamo con una notizia che arriva dalla sede dell'ONU di New York, dove il segretario dell'ANAP Confartigianato Persone, Fabio Menicacci, ha portato la voce degli anziani e dei pensionati di tutto il mondo. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il segretario dell'ANAP Confartigianato Persone, Fabio Menicacci, è intervenuto ai lavori della 56esima Commissione dell'ONU sulla terza età ed il sociale. Un appuntamento annuale che vede ancora una volta Confartigianato protagonista nelle vesti di portavoce delle istanze e delle problematiche degli anziani di tutto il mondo, in rappresentanza della FIAPA, la Federazione Internazionale delle Associazioni della Terza Età. Nella sede mondiale dell'ONU a New York, il segretario Menicacci ha parlato delle questioni legate alla povertà di una delle fasce più deboli della società, gli anziani, soprattutto nell'ottica di sostenerne i traumi dopo gli eventi catastrofici. Diciamo che il nostro intervento come ANAP e come FIAPA è stato focalizzato proprio sul fatto che dopo le grandi catastrofi, terremoti, alluvioni eccetera, cosa che abbiamo accertato, i più poveri diventano gli anziani. Perché? Perché per loro è più difficile ricostruire, per loro è più difficile avere speranza nel futuro. Non hanno una vita davanti con cui poter nuovamente scommettere e fare determinate cose. Per cui il nostro intervento è stato una proposta all'ONU dove mettere in piedi una squadra a livello internazionale che possa in questi casi intervenire, essere di sostegno prima agli anziani e poi fare in modo che loro siano i primi che rientrino nei discorsi di ricostruzione e di ripartenza. Anno dopo anno, l'ANAP Confartigianato Persone sta rafforzando il proprio importante ruolo nella rappresentanza internazionale della terza età, grazie alle deleghe che Fabio Menicacci ha presso l'ONU e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Diciamo che sia giusto che un'associazione come la nostra abbia anche una visibilità internazionale per le idee e per le persone che la compongono e per lo stesso sistema. Siamo in vicepresidenza di FIAPA, che è la Federazione Internazionale delle Persone ACE. Siamo in vicepresidenza di FIAPAM, che mette insieme le associazioni del Mediterraneo e dell'America Latina. Siamo all'OMS come rappresentanti fissi, siamo supplenti, che il nostro ruolo è quello dell'ONU. E saremo a Santander per parlare ad ottobre della formazione continua, anche nella terza età,
però crediamo che sia importante che la nostra associazione assuma anche questo ruolo internazionale, perché è sempre più internazionale i problemi e le soluzioni che possono venire per la terza età. La prossima battaglia dell'ANAP in favore della terza età, però, sarà in Italia il prossimo 7 aprile, con l'undicesima edizione della Giornata Nazionale di Predizione dell'Alzheimer. Parma, dal 22 al 24 marzo. Villaggio Confartigianato al MEXPE. Confartigianato Meccanica partecipa con uno stand istituzionale alla più importante fiera italiana della meccanica di produzione. In chiusura vediamo insieme qual è il numero scoperto questa settimana dai nostri amici esperti dell'Ufficio Studi. 17.371.000 sono gli italiani con più di 15 anni che nel 2017 hanno effettuato acquisti online. Bene, è tutto. Come sempre l'appuntamento è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro!